Con questo video tutorial ci occupiamo della parte iniziale di un progetto, ci occupiamo quindi di un titolo. Cerchiamo la nostra cartellina e clicchiamo due volte per aprirne il contenuto. Clicchiamo due volte sulle immagini per trasferirle nell'apposita timeline. Il titolo lo scriveremo qui, nella parte centrale, quindi impostiamo 8 secondi per il titolo e 2 per la transizione. E andiamo subito a scrivere il nostro titolo. Clicchiamo all'interno dell'immagine per attivarne il livello e poi clicchiamo su Style. In ordine alfabetico cerchiamo il nostro style. Clicco al suo interno per attivare il livello, poi clicco su Applica e alla finestra che si apre, che mi chiede appunto se voglio usare questo style, confermo OK. Il tempo consigliato è 10 per la slide time e 3 secondi per la transizione. Io avevo settato 8 e lascio 8 perché è più dinamico e più svelto il movimento. E qui nello specifico andiamo ad analizzare un poco quello che è successo. È tutto in automatico, io non ho fatto niente. La nostra immagine di sfondo la vediamo posizionata qui nell'ultimo livello. L'altra immagine si nota in quest'altra postazione e in effetti è quella che si è posizionata al centro dello style. Noi andremo a modificare il titolo, quindi clicchiamo su Title e poi su Caption per personalizzare il titolo. Quello scritto dal programma lo andiamo a cancellare e scriviamo il nostro. È un titolo breve, corto, quindi possiamo anche allargare un po' la grandezza. E possiamo anche modificarne l'ombra, per esempio. Andiamo a settare un'ombra azzurra. Ecco, diciamo che va bene. Attiviamo l'altro livello. Cancelliamo quello scritto da default e scriviamo il nostro. 14 febbraio 2011. Mettiamolo un poco più giù. 10, la misura 10 è poca, quindi 16 anche, vediamo 20. 20. L'altro non era un Microsoft, era Comic, quindi andiamo a mettere lo stesso ordine di cose. Aveva il suo contorno e la sua ombra. Il contorno era bianco, quindi io vado a modificare questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sul bianco. L'ombra era azzurra e lascio azzurro. Però non era questo, cioè, era più azzurra. Guarda, se bisogna fare le cose per bene, io di solito, adesso il tempo è poco, non l'ho fatto. Annoto tutto quello che è la caratteristica di un livello e il secondo livello me lo setto uguale al primo per dare un ordine alle cose. Però adesso, grosso modo, credo che vada bene. L'impostazione è uguale sia per il primo che per il secondo livello. Non mi resta che confermare. Ora inserisco l'audio. Clicco su Music. Clicco sul segno più, seleziono il mio file, lo apro e clicco OK. Vediamo un poco, 3 secondi sono tanti qui, non vanno bene, 2, qui ne metto 1 e qui setto un secondo
questo 3 pure assai, qua facciamo 1, ecco. Qui possiamo abbondare un po' perché c'era il movimento video, quindi dobbiamo dare qualche secondo in più. Proviamo a sentire la nostra anteprima. Ho notato che l'effetto video non l'ho dato, mi sono dimenticata forse, glielo diamo adesso. Clicco al centro dell'immagine per attivare il livello, mi reco su effetti e posiziono la starting position in una maniera differente dalla ending position. Magari qui allargo un poco, ci do un poco di movimento in negativo, qui diminuisco, no, sposto così e il movimento ce lo do in positivo. Ok, andiamo a rivedere e a risentire il tutto. Credo che vada bene. Volevo dirti, nel caso questo style ti piacesse e ti manca, scrivimi che te lo faccio avere. Il tutorial è terminato.